Buongiorno a tutti, iniziamo il convegno. Io sono Alessandro Fontana e sono il coordinatore della Commissione Comunicazione di Confida. Sono davvero lieto di presentare e moderare questo convegno perché non lo si vede immediatamente dal titolo che leggete, New Normal, strategie per lo sviluppo del vending, ma perché questo convegno mette al centro quello che è una sorta di unicorno per il settore e la filiera del vending, e cioè il consumatore finale. Come sappiamo tutti, i gestori del vending hanno come cliente il responsabile acquisti delle varie aziende e quindi a loro si rivolgono. È comunque un business to business. In realtà, per applicare delle strategie vincenti bisogna arrivare al consumatore finale. Quindi in tutti questi interventi cercheremo di capire che cos'è il consumatore finale, come si comporta oggi. Quindi per esplorare questo argomento avremo quattro esimi relatori: Anna Zinola, Matteo Pappalardo, Emanuele Frontoni e Francesco Frova. Direi che sono seduti qua in prima fila, così direi di iniziare con Anna Zinola, che è docente all'Università Cattolica, che da oltre 25 anni si occupa di consumi e marketing. Toccherà a lei a tracciare un quadro dei consumatori oggi. Cosa comprano, in base a cosa scelgono e come si orientano. Ci spiegherà appunto cos'è il New Normal, perché con New Normal parliamo di nuova normalità. Che cosa succede al consumatore dopo essere passati a 2 anni di pandemia e ancora più recentemente a una guerra. Grazie. Grazie. Se mi dà quello, posso andare? Sì. Ok, allora, sta roba dei 25 anni non la dovete più dire, però, perché chi è che l'ha detto? Lui, sono 25 anni che mi ho... No. Ah, vabbè, ho sbagliato. Va bene, allora vi dico proprio due parole su di me. Io mi occupo di ricerche di marketing appunto da molti anni e mi insegno all'Università Cattolica e ho scritto un po' di libri su questi temi e collaboro col Corriere della Sera, dove mi occupo di questo. Questo è l'ultimo libro che ho scritto, che parla di inclusione, e l'inclusione è uno dei temi che affronteremo a breve. Noi parliamo di un new normal, perché? Perché eravamo appena usciti dalla pandemia, in realtà, insomma, le mascherine qua dimostrano che ci siamo ancora dentro e siamo dentro una guerra che magari non ci riguarda da vicinissimo, ma tocca comunque i nostri comportamenti di consumo e vedremo tra poco come. Come questo mix di elementi ha sconvolto, ha modificato i nostri comportamenti di consumo. Vedremo che ci sono degli sconvolgimenti di lungo termine e degli sconvolgimenti invece a breve, quindi delle cose che ci siamo portati avanti e delle cose che invece sono legate all'ora, all'hic et nunc. Io ho identificato 5 macro temi che vi racconterò. Parliamo di consumatore finale e parliamo di consumi in generale, quindi non necessariamente di vending. Il mio obiettivo è creare un po' un frame, creare un po' un quadro e poi le persone che mi seguiranno andranno più nel dettaglio sul vending. I 5 temi sono sostenibilità e inclusione, che sono, ai noi o per fortuna, le parole chiave. Survival mode, e vedremo che cosa significa. Uso ergo sum, quindi questo passaggio dal possesso all'utilizzo. Una nuova frugalità, quindi c'è un nuovo approccio più frugale, più semplice ai consumi. E infine il grande tema, no? La parola di cui tutti parlano, il metaverso. E la mia idea, vi mostrerò come ci siamo già dentro, siamo già tutti nel metaverso. Allora, sostenibilità e inclusione. Ho messo questa immagine della Barbie con la vitiligo. Quando io avevo la Barbie ce n'era una, bionda, con gli occhi azzurri, alta, magra, o quella o niente. Adesso ci sono 500 Barbie diverse. Perché? Perché rispecchiano questo tema dell'inclusione, essere inclusivi. Dall'altra parte l'immagine della natura è questo grande tema della sostenibilità, del rispetto e della protezione dell'ambiente. Che cosa significa nei fatti? Ci sono tanti esempi.
Un esempio sono queste scarpe, poi ce le ho anch'io, sembra che me le abbiano regalate, invece no, le ho comprate, me ne sono accorta dopo. È un brand francese, si chiama Veja con la V, sono delle scarpe tipo le Adidas, assolutamente gender fluid, e sono delle scarpe sostenibili. Loro le fanno, questi ragazzi francesi le fanno, non so, in Amazzonia, rispettando non so quale protocollo sostenibile. Un grandissimo successo. Se avete dei figli ventenni, chiedete a loro Veja e loro vi diranno: beh sì, certo, altro che le Adidas. Che cosa hanno fatto? Hanno messo insieme in maniera efficace e interessante sostenibilità e inclusione. Tra l'altro costano 120 euro, cioè quindi non hanno una cifra, sono anche comode, adesso sembra che me le abbiano regalate, invece le ho comprate. Altro esempio, misura qui con questo tema che porta sia sul prodotto sia sul packaging. Il packaging deve essere sostenibile assolutamente, o deve apparire sostenibile, perché poi anche qui capire cosa vuol dire essere davvero sostenibili, ci arriviamo tra poco. Questa invece è una campagna fatta da Babaco Market, molto carina, perché mostra come anche su un prodotto come il food possiamo parlare di inclusione. Vedete, la bellezza del mondo sta nelle imperfezioni. Quello che loro fanno è raccogliere i prodotti brutti, non belli, e venderli a un prezzo più accettabile, però valorizzano questa cosa. Tra l'altro, se vi ricordate 25 anni fa, quando c'erano i primi negozi biologici, che adesso sono super fighetti, no? All'epoca sembravano dei negozi di granaglie e la frutta era brutta, no? Mentre adesso è cambiato. Quindi vedete che questo tema ce lo stiamo portando avanti da tanto. È una parola chiave questa in quasi ogni settore. Questa è una campagna che Gucci fece un paio d'anni fa per lanciare il mascara e usò questa ragazza, che è una ragazza down. Fu una campagna estremamente controversa, perché qualcuno disse: va bene, cioè vuol dire che tutti siamo belli a nostro modo. Qualcun altro disse: beh, insomma, qui c'è un po' di manipolazione. E infatti attenzione qui a due parole. Una è greenwashing, cioè io fingo di essere sostenibile ma non lo sono. Sono andata sul sicuro, H&M, cioè H&M che cosa ci viene a dire che è sostenibile? H&M non può essere sostenibile per definizione. L'altro è social washing, io faccio finta di essere dalla parte di una certa minoranza, di supportare, quindi faccio i biscotti, per esempio, Rainbow, quando c'è il Gay Pride, ma poi nei fatti non lo sono. Non so se avete seguito, e poi chiudo, negli ultimi due giorni la questione di Elisabetta Franchi, no? E tutto il patatrac che è venuto proprio a proposito del tema di inclusione. Quindi due temi su cui le aziende devono dire qualcosa, perché oggi il brand activism, cioè il fatto che l'azienda si esponga, è fondamentale, ma due temi da trattare con grandissima cautela, soprattutto perché le generazioni più giovani, e mi riferisco alla generazione Z nata dopo il 95, sono molto attenti a questi aspetti, ma anche molto sensibili al greenwashing e al social washing. Il tema di Elisabetta Franchi è un tema che è esploso sui social, non è un tema di cui si è parlato sui media mainstream, proprio perché ne stanno parlando i giovani. Survival mode. Che cosa vuol dire survival mode? Vuol dire che prima ci sentivamo in guerra per via della pandemia, adesso ci sentiamo in guerra perché in qualche modo la guerra c'è. E quindi cosa facciamo? Beh, riempiamo la dispensa come un bunker. Se vi ricordate, durante il primo lockdown ci fu la questione dei fusilli, delle penne lisce, che gli italiani avevano comprato tutti i tipi di pasta eccetto le penne lisce, che erano le uniche rimaste al supermercato. Ovviamente non c'è un reale bisogno di stipare la dispensa di tonno, pasta e pelati, ma è qualcosa che si scatena dentro di noi e fa sì che noi ci comportiamo come se davvero dovessimo stare chiusi in un bunker per i prossimi 6 mesi. Ma la guerra ci sta spingendo anche a modificare le nostre abitudini quotidiane per contenere i consumi di energia, che vuol dire faccio partire la lavatrice o la lavastoviglie in certe fasce orarie, oppure, questo è un dato che leggevo l'altro giorno, acquisto meno verdura fresca che va cotta a lungo, perché cuocere a lungo alcuni tipi di verdura fresca significa usare di più il gas. È vero anche che andiamo verso l'estate, nessuno ha voglia di mangiare le patate lesse, mangeremo probabilmente più insalata. Però questo tema del controllo dei consumi dell'energia poi arriva a cascata anche su quello che compriamo al supermercato. Altro tema, uso ergo sum. Quindi stiamo passando dal possesso all'utilizzo.
Io ho messo lì sopra una domanda un po' forte: si sta sgretolando il totem del possesso? Mi ricordo una decina d'anni fa mi intervistò una giornalista di un quotidiano, diciamo di destra, e io le dissi: si sta sgretolando il totem del possesso? Lei mi disse: no, no, io sta roba sul mio giornale non lo posso scrivere, no? Perché comunque è un caposaldo. Ma in qualche modo è così, cioè sempre di più noi siamo interessati all'uso delle cose. Non è che uno si compra il monopattino elettrico perché lo usa una volta ogni 2 settimane, lo affitta. Lo stesso per alcune biciclette, per il motorino, per l'automobile. Lo stesso per il lavoro, no? In molte società di consulenza, dove si sta molto fuori, dove si fa molto smart working, non c'è più la scrivania. Non so se vi ricordate i film di Fantozzi, no? In cui c'aveva la scrivania, aveva il cactus, no? Non mi ricordo che pianta fosse. Ed erano un simbolo, ecco, quel simbolo lì non c'è più. Ma lo stesso è per le case. C'è stata con la pandemia una grandissima richiesta di spazi esterni, ma spesso sono spazi esterni in condivisione, sono i giardini condivisi, condominiali. E anche sugli spazi interni ci sono moltissime esperienze di co-housing. Ora, non è quello che vediamo magari alla Biennale di architettura o quello che vediamo nel Nord Europa, dove condividono quasi tutto e di privato hanno solo la camera da letto e il bagno. Però sicuramente ci sono tantissimi nuovi edifici, edifici di nuove costruzioni che hanno tante aree condivise. Una parte di lavanderia viene condivisa, la palestra è uno spazio interno condiviso, uno spazio che diventa area giochi per i bambini, ma anche area feste che viene condivisa. Questa è un'area che si sta sviluppando tantissimo. Ecco lì, per esempio, il tema delle vending può essere un tema molto interessante, no? Si creano nuovi spazi, che sono degli spazi di socialità. C'è tutto il tema dell'affitto degli abiti. Ci sono delle situazioni in cui non vale la pena comprare l'abito. Adesso qua, io lo dico spesso quando sono in università, chiedo alle mie studentesse: ma voi lo affittereste l'abito da sposa? E mentre fino a qualche anno fa mi guardavano come dire: ma no, adesso mi guardano come dire: prima di tutto io non ho nessuna intenzione di sposarmi, quindi lascia stare. Ma alcune dicono: ma sì, io lo affitterei, perché tanto me lo metto una volta sola, perché devo spendere 5.000, 6.000 euro? Allora, magari l'abito da sposa adesso è un esempio un po' estremo, ma l'abito per la festa, per la situazione particolare. Ci sono tantissime app che affittano gli abiti. Questa è italiana, Dress You Can, ma ce ne sono molte altre. C'è addirittura Twinset, che è un brand che era italiano, adesso fa parte di un gruppo, che ha fatto una collezione che si chiama Don't Buy It, non comprarla, la puoi solo affittare. O addirittura, se hai un bambino, invece di comprare i vestiti che poi usi 3 mesi, hai questi sistemi di subscription, cioè tu compili tutto quanto il modulo, scrivi, vuoi i vestiti da maschi, da femmina, di materiali, lo stile, paghi questa subscription e ogni 3 mesi ti arriva la scatola con i vestiti che tu usi per 3 mesi in relazione alla taglia. Dopodiché tu glieli rimandi e loro ti mandano quelli per i 3 mesi successivi. Spendi molto meno, non hai la rottura di scatole di cosa ne faccio dei vestiti, sì è vero li tengo per l'altro figlio, ma poi magari l'altro figlio è un maschio, una femmina, non voglio più vestirlo così. E risparmio anche rispetto al tema dell'ambiente, quindi quella sostenibilità di cui sopra. Ora non so se la tipica mamma italiana, così come viene rappresentata negli stereotipi, è vicina a questo, ma se pensiamo alle nuove mamme, le mamme millennial, probabilmente alcune di loro sono vicine a questi modelli di consumo. Frugalità, che cosa vuol dire una nuova frugalità? Vuol dire una grande attenzione a quello che acquistiamo. Ho messo un'immagine dell'IKEA, tra l'altro mentre fino a qualche anno fa IKEA, uno comprava IKEA poi diceva quando si rompe la butto, adesso IKEA è un servizio di riparazione, il che la dice lunga, no? Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo grande attenzione ai prezzi, sono tornati cherry picker, no? Cioè il consumatore che passa da una ciliegia all'altra, da un punto vendita all'altra o da una marca all'altra in relazione alle offerte e alle promozioni, poi Ferrero lo sa molto meglio di me. Facciamo attenzione ai formati, questo è un tema che torna spesso, e cioè il fatto che le aziende, magari Ferrero non lo fa, guardo Massimo, le aziende che cosa fanno? Non cambiano il prezzo, ma cambiano la grammatura.
prima nei fazzoletti, nel confezione dei fazzoletti di carta ce n'erano 10, adesso ce ne sono 9. Le tavolette di cioccolato, le dimensioni esterne sono sempre quelle, ma ci sono quelle da 75 grammi, 80 grammi, 90 grammi. Andate a vedere quanti strappi ha la carta igienica. Allora, il consumatore anche lì comincia a farsi furbo e andare a vedere il prezzo al chilo, il prezzo al litro, quindi a fare un altro tipo di considerazione. L'economia della riparazione, del repair economy, cioè prima buttavo, adesso riparo. Riparo vuol dire che Uniqlo, ed è Uniqlo, quindi fast fashion, ha un servizio di riparazione nei negozi. Vuol dire che sono tornati gli artigiani nelle nostre città, no? In molte lavanderie fanno anche il servizio di riparazione, cosa che prima era completamente sparita. Vuol dire che il mercato del device ricondizionati sta andando fortissimo, c'è una piattaforma, The Back Market, che è dedicata solo ai prodotti ricondizionati. Vuol dire che lo faccio da solo. Se vi ricordate, durante la pandemia abbiamo iniziato tutti per un certo periodo a fare la pasta, la pizza, vi ricordate che postavamo tutti, poi un po' ci siamo rotti, ovviamente non è che facciamo più le lasagne tutti i giorni, ma alcune cose sono rimaste, alcune persone hanno continuato a fare il pane, alcune persone hanno cominciato a fare la marmellata. E poi c'è tutto il tema del second hand, e qui ci sono 1992 app dove si può comprare e vendere di seconda mano qualsiasi cosa. E mentre prima le persone un po' si vergognavano, adesso sono orgogliose. Mentre prima uno un po' si vergognava di andare alla Lidl, no? Ci andava quasi di nascosto con la borsa dell'Esselunga per non farsi vedere, adesso viene quasi rivendicato con orgoglio, no? Ah, ma che bella questa cosa! Ah sì, guarda, questo shampoo l'ho comprato alla Lidl, guarda, la fa questa marca che è esattamente uguale a quello, ma l'ho pagato la metà. Quindi un consumatore che è orgoglioso di essere smart. C'è poi lo scouting e il mix delle marche e dei canali. Che cosa vuol dire? Che si va alla ricerca di marche nuove, diverse, alternative, ma semplicemente se scorrete la timeline di Instagram, quante nuove marche ci sono. Vuol dire che si mixano i canali, compro qualcosa online e qualcosa offline, compro qualcosa al supermercato, qualcosa al discount, qualcosa al mercato, qualcosa da Italy. Ed è lo stesso consumatore che mette insieme tutte queste cose. Ultimo tema, il metaverso. Dicevamo, che cos'è questo metaverso? In realtà ci siamo già dentro. Alcune esperienze sono un po' estreme, no? Forse ci sono dentro i nostri figli, i ragazzi più giovani. Qui ho messo l'esempio di Balenciaga, che ha fatto questa collezione per Fortnite. Io non so neanche cosa fosse, poi mia figlia mi ha spiegato che è un videogame famosissimo. Magari voi siete tutti su Twitch, sapete tutto, però loro sono già molto nel metaverso e non a caso Balenciaga è un marchio giovane che parla ai giovani. Ma siamo nel metaverso anche al lavoro, perché? Perché cominciamo a passare da quelle chat, da quegli Zoom, da quegli Skype in cui c'erano solo le nostre facce, a questi in cui ci siamo anche noi seduti lì. No? Quindi non sono solo le nostre facce, ma la sua faccia dice no, io non voglio, però si sta sviluppando, cioè ci sono proprio delle società che ricreano il building e poi ognuno di noi si ritrova lì, oltre che nella propria immagine. Vi invito a guardare il sito di questa società americana e loro fanno qualunque cosa nel metaverso, le conferenze, le classi universitarie, tutto. Ora, queste sono esperienze appunto un po' più estreme, un po' più da giovane generazione Z o da start-upari californiani. Addirittura in America si sono sposati nel metaverso, eh? Vabbè, è vero che in America un giorno si sposano e il giorno dopo divorziano, quindi fanno in fretta, però potrebbe essere the next step. Ma questo cosa significa? Significa che c'è lo spazio, per esempio, per fare i vestiti da sposa nel metaverso. Poi ci sono delle esperienze ormai normali, no? Tutti noi siamo abituati a inquadrare il QR code, ci siamo abituati, paghiamo col QR code, il Green Pass era quella roba lì alla fine, quindi ci siamo già dentro, piuttosto che inquadriamo il QR code per avere delle informazioni su un prodotto, per vedere tutta la filiera del prodotto, per sapere dove è stato fatto quello shampoo, da dove arriva quell'olio, quindi ci siamo già dentro anche se non lo sappiamo. Oppure per truccarci, per vedere come ci sta quel colore di capelli, per vedere come ci sta quel make-up,
Quindi in qualche modo è già qualcosa che fa parte della nostra realtà. Poi lo è di più per alcune generazioni piuttosto che per altri, lo è di più per alcuni mercati piuttosto che per altri, ma sarà sempre di più parte del nostro mondo. Ultimo esempio, parlando di grande distribuzione, è Carrefour Flash, che poi non è che la versione francese di Carrefour di Amazon Go. Tutti avete sentito parlare, avete visto i video di Amazon Go. Carrefour Flash, che hanno aperto a Parigi nel Marais e che sarà aperto per un anno, funziona esattamente allo stesso modo. Loro l'hanno chiamato un format 10-10 perché dicono 10 secondi per fare la spesa, 10 secondi per pagare, no? E anche in questo caso non c'è bisogno di niente. Uno entra, gli basta il telefono, dove ha ovviamente il suo conto fatto con loro, compra, esce e si ritrova direttamente l'addebito. Arriveranno anche in Italia? In un podcast che ho sentito, il responsabile marketing di Carrefour diceva: vediamo come funziona in Francia, il nostro prossimo mercato sarà l'Italia. Magari tu ne sai di più. Adesso ti cedo la parola. E sono stata nei tempi? Sì, perfetto. No, vado lì sul palco. Ah, scusa? Beh, ringraziamo Anna per gli interessantissimi spunti di riflessione. Pensate solo al concetto dell'inclusione e della sostenibilità, sono due concetti per niente banali che devono essere assolutamente presi in considerazione nell'offerta, anche e soprattutto nel vending. Ma adesso è stata invocata Ferrero più volte, quindi Massimo Pappalardo, manager in Ferrero nelle vendite del canale fuori casa, con un'esperienza ultra ventennale, 25-20 nelle vendite fuori casa, che ci parla anche lui di New Normal. Quindi prego. Ok, perfetto, grazie mille. Vediamo ora in questo contesto che cambia questi ritmi, il vending, quali impatti avrà e quindi quali sono le prospettive. Vediamo se... Eccoci qua. Io parto da questa considerazione: niente sarà più come prima, che in realtà ha in pancia un'altra considerazione: sarà come prima, la leggiamo in grassetto, perché in effetti tutto sommato entrambe sono risposte valide a quella che è la domanda del decennio 2020-2030, cioè si può ancora parlare di nuova normalità? Qualcosa certamente sta cambiando, per cui sì, si può parlare di nuova normalità, poi non sappiamo ancora se verrà stravolto tutto rispetto al pre-pandemia, e sicuramente lo smart working è uno dei punti principali di discussione, di riflessione. Cambia il modo di fruire il lavoro, gran parte delle aziende lo adottano, così come gran parte degli individui. È anche vero che quella che sembrava essere una rivoluzione definitiva, quella appunto dello smart working, in parte è rientrata. 5 milioni, più di 5 milioni di lavoratori in smart working a marzo, diventano 4 a settembre e così via. Si va soprattutto verso formule ibride di lavoro. Possiamo fare una stima che ci porta subito ad un impatto sul mondo del vending, cioè che 1,5 giorni a settimana lavoreremo da casa. Tagliamo un po' con l'accetta i numeri e diciamo che il 30% del nostro business, parlo ovviamente della distribuzione automatica nel mondo degli uffici, potrà in qualche maniera essere impattato, mentre il 70% ovviamente rimane solido. Gli impatti sono trasversali, lo leggiamo in tutti i comunicati stampa di studi di ricerca, e qua è l'Istat che ci dice l'impatto sulla mobilità, che chiaramente diventa sempre meno frequente, evidentemente percorrendo sempre meno il percorso casa-lavoro, c'è un impatto appunto anche su questo settore. In generale è successo qualcosa ancora più, se vogliamo, allargato dello smart working, cioè un'accelerazione in quella che è l'adozione del digital, dove inizialmente veniva già pre-pandemia utilizzata per la messaggistica, per l'e-commerce, e poi passa, e abbiamo visto addirittura l'esempio del metaverso, che addirittura ci porta su frontiere ancora più estese, ma ecco, si passa su quella che io chiamo la società contactless. Si acquista sempre meno nei negozi, si fanno sempre di più riunioni a distanza,
I servizi di pagamento sono ormai quasi dappertutto e quasi sempre contactless, ci si stringe, questa è un po' una provocazione, meno la mano, e quindi si può certamente parlare appunto di questa società contactless. Questo è il contesto, quali sono gli impatti per la distribuzione automatica? Certamente possiamo immaginare un calo strutturale, forse più di altri settori e canali del fuoricasa sui nostri fatturati. Ma dobbiamo anche ridefinire quelli che sono i modelli di sviluppo, dobbiamo intercettare il consumatore in maniera diversa, nuova rispetto al passato, in maniera tale da essere nuovamente rilevanti. Riparto dalla torta 70-30, dove 70, chiamiamolo il nostro core, rimane, dobbiamo rafforzarlo, lo rafforziamo rafforzandone i fondamentali, assortimento e servizio, ma in più dobbiamo cercare di espandere le occasioni di consumo, dato che una parte del nostro consumatore lo abbiamo perso, proviamo a trovare, a ritrovarlo in modo diverso, in occasioni di consumo diverse, aumentando le frequenze, e proviamo anche a capire come intercettare nuovamente quel consumatore che non è più nell'ufficio ma che lavora da casa o probabilmente dagli spazi di co-working, eccetera eccetera. Assortimento e livello di servizio, ce lo diceva già una ricerca nel 2019, sono gli elementi fondamentali, dobbiamo ripartire lì, i nostri fondamentali li dobbiamo sicuramente rafforzare. Così come la promessa di praticità e di gusto gratificazione. Stiamo molto attenti perché questo già ce lo diceva il consumatore nel 2019, quindi pre-pandemia, l'immagine, la percezione di qualità della distribuzione automatica non sempre è a livelli alti, per cui se dobbiamo parlare di fondamentali mettiamo dentro certamente anche la qualità. Un occhio ai non user che non percepiscono la necessità, il valore della distribuzione automatica, in questo senso proviamo a riaffermarla, un po' a ricercare quelli che sono gli insight più rilevanti in maniera tale da poter continuare nello sviluppo. Passiamo al secondo aspetto, abbiamo parlato di occasioni di consumo, espandiamo occasioni di consumo, aumentiamo le frequenze. In effetti ce lo dice questo studio di TradeLab, il break, mattina, pomeriggio, il break è certamente core nel mondo della distribuzione, nel mercato della distribuzione, ma ci sono delle occasioni di consumo funzionali, la colazione, il pranzo, che hanno una certa rilevanza, 22% la colazione, 15% il pranzo. Questa chart ce la conferma, lo stesso studio di TradeLab ripetuto nel 2021 ci conferma il peso importante di queste due occasioni di consumo, è evidentemente una crescita in termini di quota post lockdown. Pausa e occasioni funzionali. Esiste una dualità nel mercato della distribuzione automatica che va rispettata. Va consolidato il mondo chiaramente della pausa e il mondo core, ma vanno certamente accelerate quelle che sono gli assortimenti, i prodotti nel mondo della colazione e del pranzo. Questi sono dati 2020, quindi in piena pandemia, lockdown. Ci sono dei prodotti, merendine, croissant, tramezzini e panini, che richiamano subito la colazione e il pranzo, che tenevano meglio, evidentemente anche per la chiusura dei bar, ma che comunque tenevano meglio, ecco, rispetto ad altri. Ho provato quindi ad immaginare una macchina, una vending machine, in cui c'è il mondo della pausa, che è il nostro core, mattina, pomeriggio, ma c'è anche lo scaffale della colazione, che deve essere, e qui un po', secondo me, un invito all'industria, agli operatori del vending, di lavorare insieme per provare a consolidare un mercato di questo tipo, così come quello del pranzo. È evidente che da lì in poi ne nascono diverse idee, lì ne cito alcune, le combo possibili nel pausa mattina e colazione con una bevanda calda, piuttosto che nel pomeriggio e pranzo con la bevanda fredda. Andiamo all'ultimo step, dobbiamo intercettare i consumatori diversamente, prima era forse più semplice, erano tutti in ufficio, proviamo ad estremizzare. La macchina nella cucinetta, nella sala caffè,
era sicuramente un target facile, lasciatemi dire. Ed in effetti lo vediamo, le macchine, il core in termini di location nei luoghi di lavoro scuola e in altri luoghi al chiuso sicuramente hanno un consumo preponderante. Però attenzione, perché sui luoghi all'aperto, quindi parliamo di strade, shopping eccetera eccetera, inizia a vedersi un'accelerazione. Questo molto velocemente per dire, una ricerca ci dice anche che proprio in questi luoghi all'aperto noi riusciamo a contattare i medium light user, e quindi strategicamente nelle nostre attività di CRM sono di rilevanza, di grande rilevanza. Andiamo quindi al dunque. Prima avevamo la macchinetta in ufficio, la macchinetta nella metro o accanto alla fermata del bus, e intercettavamo il nostro consumatore in maniera molto semplice e rapida. Oggi cambia tutto, c'è una totale entropia, si lavora da casa, forse si va a fare una passeggiata e una pausa al parco per poi andare ad acquistare un qualsiasi prodotto in qualsiasi negozio, si ritorna a casa e si ordina magari il delivery. Quindi in questo senso andiamo a ridisegnare, questa è chiaramente una estremizzazione, andiamo a ridisegnare quelli che sono i luoghi, i percorsi del consumatore, in maniera tale da poter andare a piazzare le macchine in modo rilevante. Mi avvio alla conclusione dicendo che non dimentichiamoci, ne abbiamo comunque parlato anche negli interventi precedenti, della sostenibilità, che gioca sempre un ruolo, lo gioca sia sugli user che sui non user. Non dimentichiamoci dell'innovazione. In questa ricerca veniva chiesto nel 2019 cosa si aspettano i consumatori. Si aspettano un mercato della distribuzione automatica, un settore che sia innovativo da un punto di vista di modalità di fruizione, pagamenti, imballaggi eccetera eccetera. Si aspettano dei prodotti rilevanti, si aspettano l'ingresso appunto del better for you, quindi dei prodotti salutistici. Non dimentichiamo queste parole. Ed infine la digitalizzazione, che abbraccia un po' tutti quelli che sono tutte le leve, no? Le abbiamo viste. Ho provato in un brainstorming assolutamente personale a trovare le due, se vogliamo, cose che farei sfruttando la digitalizzazione in questi diversi campi. Quindi rafforzamenti fondamentali, abbiamo parlato di assortimento e servizio, comunichiamo attraverso i digital, l'app, quello che è l'assortimento, la sua disponibilità, la qualità dei prodotti e dei suoi ingredienti. Così come utilizziamo, lo abbiamo visto nella chart precedente, i sistemi di pagamento cashless, espandiamo le occasioni di consumo, il digital ci viene in aiuto, menu colazione, menu pranzo, andiamo ad essere chiari e completi in quella appunto che è l'offerta che diamo al consumatore, così come lo vedevamo prima, la combo food più beverage nei diversi momenti della giornata. Dove come possono essere nuovamente rilevanti, è chiaro che prima avevamo la macchinetta del caffè, lo dicevamo prima, nella cantina dell'azienda, oggi probabilmente deve seguire diversamente il consumatore. Servizi di geolocalizzazione possono aiutarci, che sia un H24, una macchinetta in giro, possono aiutare il consumatore ad identificarci. Ed infine tutte le attività di profilazione evidentemente del consumatore, le attività di CRM a vantaggio delle aziende. Ultima chart, velocemente, abbiamo parlato dell'impatto, chiaramente guidato dall'utilizzo, l'accelerazione dell'utilizzo del digitale. Abbiamo schematizzato dicendo 70-30, un 30 lo perdiamo, per meglio dire lo dobbiamo recuperare diversamente, un 70 lo rafforziamo. E quindi rafforziamo i fondamentali: assortimento, gusto, ampiezza, servizio, praticità e semplicità. Espandiamo le occasioni di consumo, abbiamo parlato degli scaffali all'interno di una vending machine che possono sfruttare il mondo della pausa, il mondo della colazione, il mondo del pranzo. Ed infine intercettiamo il consumatore in modo diverso, interroghiamoci sui nuovi percorsi del consumatore.
a minimo comune denominatore, attenzione alla qualità, sostenibilità, innovazione e, come abbiamo visto, la digitalizzazione che abbraccia evidentemente tutti questi pillar in maniera tale da renderli ancora più immediati. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimo, abbiamo fatto un altro step in avanti per la conoscenza di questo new normal. Abbiamo visto che il settore si trova di fronte a un rischio, perché il calo è strutturale, lo smart working porterà oggettivamente un calo e quindi è da ripensare un modello, però anche delle opportunità, perché si parla di digitalizzazione, è una cosa estremamente importante. Noi sul mondo contactless siamo avvantaggiati rispetto ad altri segmenti tipo retail, che sono molto più indietro di noi, perché noi abbiamo comunque una forte base innovativa. Quindi rischi e opportunità di questo new normal. Arriviamo al nostro terzo relatore, facciamo un passaggio ancora in più, è una vecchia conoscenza di Confida, scusami se lo dico, Emanuele Frontoni, che è docente presso l'Università Politecnica delle Marche, perché analizzeremo il new normal da un altro punto di vista, proprio da un punto di vista empirico. Riusciamo da un osservatorio permanente a vedere coi numeri come sono effettivamente cambiati i consumi. Ringrazio il professor Frontoni perché poi ci darà nella seconda parte del suo intervento anche qualche spunto sul futuro, su come cambiare, su come migliorare questo settore. Grazie. Grazie e buon pomeriggio. Come al solito è un piacere tornare a discutere di queste cose, perché mi avete sentito più volte raccontare quanto questo mondo del vending sia per noi un grandissimo parco giochi in cui il sensore vending ci permette di divertirci e di guardare un sacco di cose interessanti. Il punto principale della mia piccolo racconto sta nel sottotitolo che abbiamo aggiunto al titolo di oggi, cioè dai dati all'intelligenza artificiale come nostra visione futura. Prima di far questo però vi dico perché abbiamo bisogno di qualcosa di diverso in questo settore, e perché in qualche maniera Anna lo diceva benissimo e lo abbiamo ripreso, il nostro laboratorio che adesso con Sogedai portiamo avanti in giro per l'Italia ci permette di raccogliere tanti dati, e questi tanti dati continuano a complicarci la vita in questo new normal. Queste sono delle location in giro per l'Italia, e queste location in giro per l'Italia ci permettono di fare collezione continuativa di dati, ormai dobbiamo dire da un po' di anni, dal 2019 quando è stato lanciato per la prima volta, sia di dati osservazionali, quindi quelle location hanno una telecamera che ci permette di contare persone, di guardare chi sono, fasce di età e tutto il resto, sia ovviamente dei tanti dati di sell out. E insistiamo con voi da parecchi anni sul quanto queste due cose insieme abbiano senso, perché altrimenti si rischia di capire un po' poco, si rischia di capire molto poco, lo diciamo noi stessi con abbastanza sorpresa quando iniziamo a guardare anche ai dati di gender, di age, scusate sono andato un po' veloce, di tutto quello che quell'utente in qualche maniera sta facendo lì davanti, in quanti sono, cambio microfono? Più vicino, ok, appena mi avvicino torna questo fisico. Usiamo il verde e così siamo più tranquilli. Cosa accade quando questa persona passeggia lì, sono in gruppo, vogliamo cercare di arrivare un po' al sentiment? E tutto questo col cambiamento che c'è stato in questo frangente. Se riprendiamo alcuni dei dati classici, adesso perdonatemi che sono un po' scritti piccoli su questo monitor, realmente siamo di fronte a un cambiamento nel cambiamento. E se volete è difficilissimo capire quali sono i trend principali di questo settore in questo momento. Lì vedete tracciati insieme dati che vanno dal 2019 al 2022. Sulla destra vedete sbalzi continui, un più 16%, un meno 20% delle varie categorie nelle varie location, e questo è molto legato a tutto quello che è accaduto in questo periodo, ed è molto legato anche al fatto che probabilmente possiamo, se volete, un po' dalla nostra visione anche abbandonare l'idea di fare troppe analisi sul progresso, ma probabilmente dovremmo accorciare molto di più, rendere molto più veloce la nostra capacità di reazione su dei piccoli trend che vediamo. Perché guardate, tutte le categorie, tutte le
sottocategorie che classifichiamo e tutti i comportamenti che adesso vi farò vedere, come dire, se non sapessimo tutto quello che Anna ci ha raccontato qualche minuto fa, sarebbero cervellotici, sarebbero imprevedibili e di nuovo è difficilissimo immaginare che qualche previsione in questo momento funzioni. Guardate i cambiamenti rispetto a comportamenti, da dove passano le persone e quante ne passano nei vari orari e nei vari giorni della settimana. In alcune aree, i centri sportivi, è completamente cambiato, ma non cambiato rispetto al periodo Covid, è completamente cambiato rispetto al pre-Covid e non del 3% per cui abbiamo avuto una piccola variazione. È un comportamento dei consumatori che è completamente diverso da quello precedente. Stesso dicasi se guardiamo i giorni delle settimane, nei mini store, di nuovo negli ospedali, nelle case di cura, ma ripeto un po' la grande differenza, guardate solo queste se volete, quella piccola righetta arancione che magari da lontano è poco percepibile non ha nulla a che fare con la righetta blu, che era quella del 2019, quella precedente. E questo vale un po' dappertutto. Allora, la conseguenza qual è di questo? Come dire, non è possiamo arrivare qui e dire vabbè, non si capisce nulla e quindi non sappiamo cosa fare. Ovviamente dentro questo c'è grande spazio per tutti quelli che sono i test e dentro questo c'è grande spazio per tutto quello che dobbiamo riscoprire e ricollezionare. Da qui un po' l'insistenza nel raccomandare a tutti il fatto che collezionare questi tipi di dati anche con una velocità molto diversa rispetto al passato ci permetterà probabilmente di guardare meglio a quello che accadrà e di cercare di accorciare i tempi con cui facciamo previsione. Questo forse è il messaggio principale che stiamo imparando in questi giorni. Dall'altro lato, e arrivo un po' alla seconda parte delle mie riflessioni, non possiamo più fare a meno di un supporto. Perché tutto quello che vi ho raccontato cambia di location in location, di giorno in giorno, di ora in ora e di assortimento in assortimento. Anche qua immaginare che avremo un assortimento stabile anche per poche settimane penso che sia ormai un sogno a cui piano piano dobbiamo rinunciare. Anche l'idea di disegnare la nostra vending rispetto a una condizione che è sempre più statica sia come assortimento sia come category che come prezzo, che come offerta, che come comunicazione, di nuovo è qualcosa che dobbiamo abbandonare. Cosa sta cambiando su questo? Probabilmente dobbiamo guardare di nuovo a qualche strumento che supporti la complessità dei gestori, perché i gestori, alcuni sono qui, hanno complessità importanti, hanno bisogno di data scientist nei loro team, sì, ormai l'abbiamo, ormai, come dire, dato per assodato questo tema, ma probabilmente hanno bisogno ancora di un set di algoritmi che fanno la loro spalla. E allora se guardiamo anche a dei nomi, a dei concetti che abbiamo già provato a usare anche dentro Confida, che è il tema di seguire il trend dell'industria 5.0, di un'industria attenta alla sostenibilità, attenta agli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto, che guarda al prossimo salto di livello, possiamo immaginarci questa area del vending 5.0, un'area, ripeto, che ha bisogno di molta velocità, di molto supporto all'uomo nel prendere decisioni molto veloci, di fortissima personalizzazione. E proprio su questa personalizzazione insisto, sbagliando ad andare avanti, sul fatto che qual è il beneficio più grande che possiamo ottenere da sistemi di supporto e di analisi dei dati automatizzati. Probabilmente il beneficio più grande è proprio questa personalizzazione massiva che già di nuovo l'impresa, la moda e tanti altri settori ci hanno indicato, era in qualche maniera leggibile anche da quel new normal da cui siamo partiti oggi. Dentro questa personalizzazione massiva devono esserci sistemi automatici che insieme ai preziosi software che i gestori utilizzano, i sistemi di analisi dati che i gestori utilizzino, abbandonino un po' l'idea di fare tante dashboard, ma arrivino molto velocemente alla decisione. Cioè la decisione deve essere scritta, deve essere molto chiara, molto in mano all'operatore che apre lo sportello di quella macchina e deve metterci dentro qualcosa e deve essere una decisione aggiornata a qualche ora fa, non a qualche mese fa. Questa azione, se volete, non è più umana, okay? È ricca di intelligenza umana, ma è molto supportata da parte algoritmica. E quindi, se volete, pare brutto dirlo, è anche un po'... ci dispiace anche un po' per le tante storie che ci siamo raccontati in questi anni, ma abbandonerei definitivamente l'idea di una dashboard, abbandonerei definitivamente l'idea di guardare a 50 grafici, di avere tutte queste cassetti di buoni propositi dove guardare ai dati e cercherei di lavorare insieme su soluzioni automatiche che siano sempre più vicine alle decisioni.
decisioni di assortimento, decisioni di personalizzazione e personalizzazione automatica. Perché insisto su personalizzazione automatica? Perché probabilmente il passaggio finale, presente e futuro che dobbiamo fare è verso anche concetti un po' nuovi, quindi probabilmente arrivare finalmente e definitivamente ai prezzi dinamici, arrivare a una nostra vending che è sempre più intelligente, è sempre più capace di conversare, è sempre più capace di adattarsi, arrivare finalmente a sistemi di interoperabilità, non è un problema tecnologico, dobbiamo far dialogare tra loro queste macchine, queste app, multi vendor, multi produttore. L'idea di tokenizzazione dei nostri processi non deve essere vista come un sogno, è qualcosa di molto reale su cui dobbiamo ragionare. E se guardate tutti i nomi che sono lì dentro, il tema dell'esperienza del consumatore è ancora un tema in alcune delle macchine di precedente generazione un po' abbandonato a quella pulsantiera che è lì e che cerchiamo di valorizzare un po', ma la cui esperienza è abbastanza limitata. E poi la parte di adattamento demografico di quell'offerta. Probabilmente sarà complicatissimo ad arrivarci, però la mattina rispetto al pomeriggio abbiamo due set di consumatori completamente diversi in tutti gli spazi che analizziamo, dall'ospedale all'azienda, forse l'azienda un po' meno, a tutti gli spazi scolastici. Abbiamo un cambio demografico enorme, cambiano le fasce di età, cambia il mix uomo-donna, okay? E questo necessariamente deve portarci a una certa capacità di adattamento rapido. Questo adattamento rapido, ahimè, deve arrivare alle ore, per cui se ci sono macchine ad altissima rotazione che riforniamo molto spesso, quei rifornimenti probabilmente saranno uno diversi dall'altro. Questo ci complica la gestione enormemente, okay? Ma è l'unica soluzione per tornare ad avere qualche dato che abbia un qualche senso. Io temo che non torneremo mai più ad avere dei bei trend che, paragonati a quelli dell'anno scorso, ci mantengono, ci confermano che stiamo incrementando vendendo le vendite. Questo è valido anche per i brand, anche i nostri importanti brand presenti lì dentro, probabilmente anche loro dovranno cambiare totalmente l'approccio all'analisi e renderlo su scala oraria e giornaliera e non più fare analisi mensili o paragoni tra trimestri o quadrimestri. Questa è una sfida importante. Là in mezzo c'è tanta intelligenza artificiale che non dobbiamo guardare come qualcosa che accadrà fra qualche anno. Abbiamo tantissimi sistemi, ieri e oggi siamo stati qui a Milano, ne abbiamo visti anche qui in fiera alcuni presentati, ma soprattutto vediamo questi sistemi utilizzati in situazioni molto più rilevanti, se volete, per la vita dell'uomo. Oggi prevediamo con molta accuratezza la prossima complicanza in un paziente diabetico, diciamo fra quanti mesi quella retinopatia comparirà o meno. Quindi dobbiamo per forza immaginarci che queste azioni ricadano anche nella nostra gestione del vending. Mi fermo qui con un augurio, che è quello di tornare magari a una certa calma, che in qualche maniera pandemia e guerra non ci disturbino più, ma questa calma non deve essere un ritorno alle modalità precedenti. Dall'altro lato, l'altro augurio è che quando giriamo nelle vostre aziende mi piacerà e sarò contento di vedere sempre più decisioni automatiche a supporto dell'uomo, sempre meno decine di dashboard inutilizzate nel vostro cassetto dei buoni propositi. Grazie a tutti. Grazie per questo ulteriore spunto di riflessione. Abbiamo capito che il new normal è una cosa abbastanza complicata, è cambiato tutto e bisogna assolutamente reagire a questo cambiamento, reagire con l'innovazione. Dopo due anni di pandemia ricominciamo praticamente da capo. Io mi ricordo l'ultima edizione di Venditalia, abbiamo presentato con meraviglia il Vending 4.0, pieno di touchscreen, app, smart vending machine, e pensavamo veramente di aver fatto un grande salto tecnologico. Ebbene, siamo già al Vending 5.0, siamo all'intelligenza artificiale, ai prezzi dinamici, siamo alla tokenizzazione, cioè applicare la tecnologia blockchain a una serie di macchine interrelate. È una cosa veramente complicata, ma è l'unica strada veramente per riuscire ad affrontare con successo questo new normal, questa nuova normalità. Però dopo aver sentito un esimio produttore e due docenti universitari, siamo in un convesso vending, come si dice, ed è giusto anche far parlare un operatore.
Quindi abbiamo Francesco Frova, che è anche coordinatore della commissione innovazione di Confida, quindi conosce benissimo questi temi, però parlerà più che altro come rappresentante di un grande gruppo di gestione, che ci farà capire che cosa è successo in questi due anni e che cosa si potrà fare negli anni successivi. Francesco, grazie. Buongiorno, mi sentite? Perfetto. Intanto ringrazio chi mi ha preceduto, che ci ha dato un sacco di stimoli, di ragionamenti, di riflessioni. Non prometto di contare i quadratini dei rotoli cartigenica come ha suggerito, ma sicuramente anche questo è stato uno spunto di riflessione. Allora, quello che mi interessava affrontare era come la distribuzione automatica ha passato questi due anni, come ha reagito a quello che è stato l'effetto della crisi, ma soprattutto che cosa è cambiato, che cosa troviamo in quello che è il nostro mondo e come nell'ambiente nel quale ci troveremo ad operare in futuro. Eccolo qua. Allora, un attimo. Eccolo qua. Allora, a seguito dell'epidemia Covid, adesso vediamo se la tecnologia mi aiuta o se devo... Ok, a seguito dell'epidemia Covid è stato promosso lo smart working, questo è stato un argomento trattato anche dai colleghi, che viene regolamentato fino ad agosto di quest'anno. Oggi, giusto per dare un primo dato, un lavoratore su cinque è coinvolto nel lavoro a distanza. L'hanno citato anche i miei colleghi, la distribuzione automatica opera all'interno degli ambienti lavorativi, quindi questa cosa è stata evidentemente qualcosa che ha toccato tanto il nostro mondo e che si somma alle altre effetti che la pandemia ha creato, che sono legati a quelli del lockdown, sono legati alle quarantene preventive, che comunque tanto hanno influenzato la presenza sul posto di lavoro. Questa però forse ha una caratteristica un po' diversa. Ancora oggi parliamo di smart working e stiamo anche già parlando di ipotesi di termine della pandemia. Allora, arriva. Ci litigo io o c'è qualcosa di... Aspetta. Ok. Stiamo parlando di ipotesi di una pandemia che sta terminando, ma le mascherine ancora le vediamo, quindi non è ancora terminata, e già si parla di guerra. Questi due effetti hanno un inevitabile risultato sul nostro comparto, che è quello dell'incremento dei costi. Io credo che fare esempi su che cosa vuol dire oggi andare a acquistare della tecnologia, reperirla e l'inevitabile aumento di costi sia ormai, anche per i non addetti ai lavori, una quasi normalità. Credo che chi fa il mio mestiere ormai si sia abituato a questo balletto, a questo passaggio di tutti i fornitori che regolarmente devono rivedere i loro costi in virtù di quelli che sono degli incrementi della loro struttura costi. Pensiamo all'impatto della logistica nel nostro mondo e quanto questo di fatto sia una delle voci di costo che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo. Tutte queste cose ovviamente si stanno enfatizzando e stanno rendendo sempre più complesso il contesto nel quale operiamo. Quattro milioni e mezzo sono i lavoratori che continueranno ad operare in remoto anche dopo la pandemia. Io, primo ragionamento che faccio, se penso a 4,5 milioni di potenziali clienti che domani non sono in ufficio, li moltiplico per due, che sono le consumazioni che fanno mediamente a casa, e diventano 9 milioni di erogazioni che potenzialmente domani in Italia non si potranno fare. Questo è un calcolo banale, ma chi fa il mio mestiere probabilmente questa cosa la raccoglie subito. E vediamo sotto alcuni esempi con i numeri, questi sono dati dell'osservatorio Smart Working del Politecnico, che nessuno ha risparmiato, un po' tutti i settori sono toccati da questo effetto. E lì purtroppo la distribuzione automatica la fa da padrone. Questo è il mondo nel quale noi ancora oggi operiamo in modo significativo. Allora, o schiaccio male io... Eccolo qua. Allora, i fondamentali del nostro servizio stanno cambiando profondamente. Lo smart working, che era nato come una soluzione temporanea e quindi qualcosa che serviva per evitare le aggregazioni durante i momenti caldi, sta diventando strutturale. Io credo che oggi ognuno di noi parli con i propri amici di quanto oggi la vita familiare si riesca a combinare ancora meglio nel momento in cui passo una, due o magari anche tre giornate alla settimana a casa e riesco a gestirmi gli impegni lavorativi con quello che è una necessità, diciamo, di non essere presente sul posto di lavoro.
Questo inevitabilmente per noi crea una perdita di volumi. Io ho voluto semplificare il concetto, ma credo che i colleghi l'abbiano presentato chiaramente. Ci dovremo abituare a lavorare in un mercato più piccolo, in un mercato che di fatto non è più quello che abbiamo lasciato nel 2019. Quindi in un mercato più piccolo che si consolida su volumi ridotti rispetto a quello che avevamo nel pre-pandemia, inevitabilmente il valore del servizio deve essere destinato a crescere per garantire la sostenibilità di tutto il comparto. Le problematiche che abbiamo visto nei slide precedenti sono legate a quello che è il comparto della distribuzione automatica. Noi oggi ci dobbiamo rendere conto che il nostro è diventato un servizio sostituibile. Forse questa cosa ogni tanto la si lascia un po' troppo da parte. Che cosa a questo punto possiamo fare? E qui provo a riassumere alcuni concetti che ci hanno suggerito così bene i colleghi che mi hanno preceduto. Il valore del servizio ha oggi una percezione più elevata. Il nostro utente finale, ci sono studi a riguardo che lo dimostrano, ha una percezione, soprattutto le nuove generazioni, di livello completamente diverso. Forse ci stiamo avvicinando sempre più a quello che è un concetto di catering, quello che è un concetto di mercato automatico. Non siamo più quel servizio che avevamo lasciato anni fa, per cui la distribuzione automatica era quello che mi permetteva di avere qualcosa ma non avevo alternative. Oggi l'utente cerca la macchina e probabilmente è un utente che ha ancora maggiori esigenze. A questo punto dobbiamo concentrarci di più sui consumi e sui consumatori, cercando di far rendere più i singoli punti vendita. Questo ce l'hanno ben descritto i colleghi che mi hanno preceduto, dimostrando che probabilmente abbiamo ancora molto da scoprire. La nostra macchina lì dove è oggi va bene, ma probabilmente dobbiamo iniziare ad utilizzarla in modo diverso, pensando alle esigenze di chi ci sta di fronte e non a quello che abbiamo inserito. Le nuove tecnologie sono sicuramente un aspetto importante sul quale probabilmente il nostro settore ha ancora tanti margini di crescita per poter riprendere e rilanciare quello che è un'attenzione del proprio punto vendita, ma soprattutto uno studio legato all'utente finale. Faccio solo alcuni esempi. Riassumo con controllo remoto, ma vuol dire essere presenti in tempo reale sulla macchina. Pensiamo a tutto quello che è l'abbinamento con le tecnologie, con le app, l'interfaccia utente che passa da un semplice pulsante ad una schermata touch. È chiaro che questi sono tutti quegli aspetti che rendono la macchina più facilmente avvicinabile a corsa le distanze con quello che è il consumatore. Le vendite in tempo reale permetteranno ovviamente un domani di ragionare in ottica di marketing del punto vendita. Ve lo riassumo in modo molto semplice, ma abbiamo avuto degli esempi dove le tecnologie e l'analisi del dato può fare veramente la differenza nell'intercettare quello che è l'esigenza del consumatore. Le nuove metodologie di pagamento che abbiamo iniziato ad introdurre, e all'interno della commissione di innovazione ne abbiamo alcuni esempi particolarmente interessanti, permettono di ampliare le possibilità di acquisto rispetto a quello che oggi presentiamo sul normale punto vendita, apre il concetto di consumo alle nuove generazioni. Oggi, se facciamo un'analisi delle nuove generazioni, effettivamente l'utilizzo delle nuove tecnologie e le metodologie di pagamento permettono di avvicinare con maggiore facilità gli utenti più giovani. E non per ultimo, l'applicazione di queste tecnologie permette a chi fa il nostro mestiere di generare una semplificazione importante rispetto a quella che è la gestione degli incassi, che ancora oggi è un elemento particolarmente importante e pesante da gestire all'interno della nostra gestione. Concludo con uno spunto. Cito il professor Frontoni, ma non voglio con questo certo non considerare tutti gli spunti che gli altri colleghi ci hanno dato. Ci ha appena aiutato a fare un'importante riflessione. I nostri dati di vendita sono il risultato di quello che abbiamo inserito nei distributori. Ancora oggi noi andiamo a misurare le nostre vendite in funzione di quello che abbiamo inserito, ma non sappiamo qual è il potenziale che è passato di fronte a quel distributore, qual è l'esigenza vera del consumatore che è passato di fronte a quel distributore con una necessità e che si trova a scegliere rispetto a quello che è un menu che abbiamo preimpostato, che abbiamo deciso noi, senza probabilmente andare a fare un'analisi più approfondita, come ci è stato dimostrato. Io qui volevo arrivare, vi ringrazio, spero di essermi dilungato troppo. Ti cedo allora lo scelto. Ringrazio, ringrazio tutti i relatori, e adesso, se volete, abbiamo concluso. Ma se c'è qualche collega giornalista o qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda, abbiamo ancora 5 minuti. Io sono stato affascinato, ve lo dico, ho una figlia che si sta sposando, quindi il fatto di affittare l'abito da sposa e invitare 300 parenti nel metaverso mi ha svoltato la vita, la giornata è positiva.
Però se non ci sono domande, ringrazio tutti, ringrazio i quattro relatori e buon lavoro e buona fiera. Arrivederci.